Ho voluto approfittare anch'io degli sconti del Black Friday e prendermi una bellissima Ultimate Edition di Gears of War 4. E cosa dire, su Amazon si trovava a 60 euro al posto di 100, quindi direi che è stato un buon affare. Quindi oggi andremo ad unboxarla insieme. Come potete vedere, l'Ultimate Edition, sì, non Collector, l'Ultimate Edition di Gears of War 4. Io devo dare questo presupposto che non sono. Io ho preso questo gioco perché ho sentito parlarne davvero molto bene, ma non ho mai giocato a nessun titolo della saga. È vero che mi sono portato avanti, però, e ho già comprato credo 20 euro già la Ultimate Edition di Gears of War. Quindi due Ultimate, una del primo, quindi il remastered per Xbox One di Gears of War. Però non conteneva gli altri giochi perché l'ho preso troppo tardi, quindi non potevo scaricarmi i giochi che sono. Ho solo l'uno, quindi non il 2, non il 3, e non quell'altro che non ricordo neanche il nome, sinceramente. Ma che sono contenuti però qua dentro, in versione non remastered, anche qua erano remastered, solamente il primo era remastered, ma tutti gli altri sono contenuti in questo cofanetto, in questa edizione. E inoltre il season pass, 24 mappe e altro ancora, dice qui. La copertina qua davanti mi sembra molto bella, quella del gioco originale, esclusiva console Xbox One. Quindi a quanto pare non c'è per PC. Questo qua è il lato, questo qua è l'altro lato, uguale. Sopra è la steelbook, c'è dentro, dietro cosa dice? È campagna, gioca da solo in modalità coop con uno schermo condiviso su Xbox Live. Quindi sì, puoi giocare anche in coop, schermo condiviso molto buono, carina, cosa che hanno tolto da Halo 5, non so perché. Horda 3.0, quindi direi sopravvivenza in gruppi di 5 giocatori con classi, abilità e fortificazioni, quindi una specie di Horda appunto. Versus, azione brutale a 60 fps, su server dedicati OLAN, quindi perfetto. Qua dice che sono, scusate i riflessi molesti, ma sono 60 giga. Occorrono 60 giga di spazio libero e come dice qua uno o due giocatori su Xbox One e coop fino a due giocatori. Perfetto, io direi di procedere a un unboxing, quindi qua inizia una nuova saga di una delle serie più acclamate della storia dei videogiochi. Dicono che sia molto bello questo gioco, quindi io sono fidato dalla gente, una volta tanto, e ho deciso di provare a prenderlo e vedere tutti i vari giochi che contiene qua dentro, come sono e giocarli tutti. Quindi procedere con lo spacchettare cautamente, possibilmente, il cellophane. Riprendiamolo in un punto un po' più. Ok. Sto attentissimo, questo scooter sta tagliente che sfascio tutto. Comunque ho inferto un pertugio, quindi direi che si può ora lacerare tutto. Più o meno. Andiamo con l'unboxing. Gears of War 4, l'Ultimate Edition, via le plasticacce. Quindi piccola sleeve, proviamo ad alzare un attimo l'inquadratura, ecco. Piccola sleeve che si estrae e ora vediamo com'è la steelbook. Beh, direi che è veramente bella. Direi che è veramente bella. Lato, questa è la parte dove si apre. E il retro con lo stemma, credo che sia dei Gears, ovvero questi soldati. E qua il Crimson Omen, Gears of War 4. Ora direi di procedere con l'apertura e vediamo cosa c'è dentro. Nessun codice in bella vista, per fortuna. Il disco, come in classico stile Xbox One, a sinistra. Qua c'è il Season Pass, che sì, dietro c'è il codice, qua anche il QR per il riscatto, dei bei sticker, belli sticker, veramente carini, mi piacciono questi. Poi, il download dei quattro giochi, Gears of War, Gears of War 2, Gears of War 3 e Gears of War Judgment, ecco come si chiamava, con i vari codici dietro, ognuno scaricabile a parte, poi un librettino del cavolo con informazioni, cose varie. Questo, vi tolgo il disco, così vi mostro com'è l'interno. Che è veramente bello anche il dentro. Sì, ci sta di brutto. Per 60 euro ne è valsa veramente la pena di prendere tutta questa roba. Quindi,
L'unboxing è terminato, questo breve unboxing veloce e rapido. Comunque mostra un gioco molto acclamato dai giocatori. Speriamo che faccia il suo dovere, ovvero mi intrattenga per bene. E quindi io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.